Matteo Salvini parla di Berlusconi al Quirinale per non parlare di cose più serie. Credo sì. che stamane il presidente Berlusconi non sarà stato contento, non sarà stato contento a leggere queste dichiarazioni. Aggiungiamo ancora due passaggi. Uno riguarda Roma e dice chi vincerà, viene chiesto a Giorgetti, chi vincerà a Roma? E dice dipende da quanto Calenda riesce a intercettare il voto in uscito dalla destra. Se Calenda va al ballottaggio con Gualtieri ha buone possibilità di vincere. E aggiunge... Il candidato ideale a Roma sarebbe stato Guido Bertolaso. Insomma, è un'intervista insomma, che dice molte cose questa. Sì, sì, sì. Stamane anch'io appunto leggendola ho intuito che il ministro Giorgetti aveva voglia di dire alcune cose. Sì. Perché è chiaro che la questione Green Pass, la permanenza a volte difficile della Lega in questo governo ha anche portato al confronto, come è normale in ogni partito libero e democratico, tra idee, sensibilità e magari sfumature diverse. Non è mistero che Giorgetti, che per esempio si sta spendendo a Torino col candidato da Milano, sì. si sentisse molto diciamo distante rispetto alle scelte fatte sia a Milano con Bernardo che con Michetti a Roma. Il punto è che la Lega vive una fase appunto di transizione, anche perché il disagio dentro questa maggioranza così variegata è sempre più evidente, e secondo me sul futuro del presidente Mario Draghi Giorgetti dice una cosa fondamentale, cioè da gennaio, prossimo gennaio, sì. i partiti cominceranno anche a tornare un po' in una campagna elettorale che in realtà è già un po' iniziata per via delle amministrative, ma che proseguirà poi andando verso certo. le politiche. Allora, come si fa a pensare che Mario Draghi, il presidente che è stato già presidente della Banca Centrale Europea, l'italiano più autorevole che abbiamo nel mondo, con rapporti fortissimi oltre Atlantico, l'uomo che ha salvato l'euro, venga sacrificato per 12 mesi alla guida di un governo dove cominciano, si sentiranno sempre più forti gli scossoni tra i partiti? Nel frattempo il presidente Mattarella ha chiarito la volontà di non ripetere quella che rischierebbe di diventare una consuetudine con un secondo sì. mandato, e quindi dobbiamo porci il tema di quale figura indicare, quale italiano più autorevole di Mario Draghi. Quando alla domanda su Berlusconi candidato da Salvini, Giorgetti risponde: Salvini parla così per nascondere, per non parlare di cose più serie, e perché è chiaro che oggi il partito che davvero vorrebbe Draghi al Quirinale è proprio la Lega, ma non si può neanche appunto trasformare Draghi in un candidato di una parte. No, certo. Quindi vedremo cosa accadrà a febbraio, è un tornante fondamentale. Quel che è certo è che questa maggioranza è una maggioranza scombiccherata. Poi ogni volta, nonostante apprezzi e veda l'efficacia del governo Draghi, sia sul fronte piano di ripresa, sia sul fronte vaccini, penso anche, Andrea, che dobbiamo tornare alla democrazia del voto, cioè a dei premier che siano comunque indicati dal voto popolare partiti, e che non siano sempre frutto soltanto degli accordi fra le segreterie sì. di partito. Allora adesso voglio sentire Specchia su questo, però dopo la pubblicità, e vi facciamo sentire anche perché